Ciao ragazze, ciao ragazzi, ancora qui, ancora un video recensione. Voglio approfittare ancora un altro po' della mia disponibilità libera prima di iniziare il pomeriggio. Questo video è un video recensione di prodotti di skincare, sono tutti prodotti per la pulizia, detersione, struccaggio, eccetera, per il viso. Partirei da questo prodotto di Garnier Bio, è certificato Eco, certo, Cosmesi Organic, è il nuovo timo purificante coltivato in Francia, è un tonico perfezionatore con l'olio essenziale di timo acido salicilico per pelli miste. È una confezione da 150 ml. Allora, Garnier scrive: abbiamo selezionato l'olio essenziale biologico di timo per le sue proprietà purificanti. È formulato con l'acqua di orzo biologico e acido salicilico, conosciuto per la sua efficacia nel combattere le imperfezioni. Questo tonico purifica e opacizza la pelle, mentre minimizza i pori e migliora la grana della pelle. Fresca fragranza 100% di origine naturale. Applica mattina e sera con un dischetto di cotone sulla pelle detersa. Cosa che mi piace, Garnier ha scritto linci in diciamo non il classico quadrato con tutto linci, ma vi spiega anche che cos'è. Ad esempio, acqua, mette acqua purificata, eccetera, eccetera. Mi è piaciuta molto questo tipo di descrizione dell'inci, perché ovviamente sono poche le persone che sanno leggere un inci. In questo modo, chiunque prende il prodotto dallo scaffale, lo gira e riesce a vedere effettivamente che cosa c'è dentro, e mi piace tantissimo. Poi cosa scrive più? Ok, due certificati, Cosmo Organic e poi che c'è più? Ok, i nostri impegni, EcoCert, è una formula vegana. Il nostro team è stato specificamente scelto da Garnier perché proviene da fonti rinnovabili capaci di rigenerarsi nell'arco di un anno. Favoloso. È coltivato in Francia secondo le regole dell'agricoltura biologica, commercializzato equamente rispetto alle biodiversità in Francia. Il flacone è 100% riciclabile, quindi va buttato ovviamente nella raccolta differenziata della plastica. Come vi stavo dicendo, è un contenitore da 150 ml, ha un bellissimo profumo fresco mentolato. Allora, cioè, sulla confezione c'è scritto di applicarlo con un dischetto di cotone, ma come vi facevo vedere nel video sulla mia beauty routine settimanale, vi lascio il video nella scheda informativa, io non la metto su un dischetto, perché credo che sia anche i dischetti, diciamo quelli biodegradabili o comunque riciclabili o riutilizzabili, sono comunque uno spreco in termini di ecosostenibilità. Facciamo l'esempio, un dischetto, io dopo ho l'oggetto e quindi accumulo sporcizia, o se quello che si lava ci devo usare dei detergenti che possono essere anche biodegradabili, ma comunque sono detergenti, oppure se utilizzo i dischetti, quelli biodegradabili, comunque hanno bisogno di un processo di smaltimento e io non me la sento. Molti prodotti di questo tipo, quindi tonici, io cosa faccio? Ne metto qualche goccia sulla mano e vado a tamponarli sul viso facendo in questo modo, tappettando le zone. Il principio è lo stesso: ho un dischetto, ho le mie mani, meglio le mani che sono, diciamo, ad impatto zero. Sprecherei giusto un pochino di acqua poi per risciacquarmi sulle mani e poi via. Allora, per quanto riguarda l'effetto purificante, da quando lo sto utilizzando, ormai un bel po', saranno un paio di mesi, forse anche di più, vedo la mia pelle meno sporca, mi escono meno brufoletti, ho sempre delle imperfezioni, ma sono meno profonde rispetto a quelle che potevo avere 3, 4, 5 mesi fa, perché vanno via molto più velocemente, quindi la mia pelle pian piano si sta purificando e se eventualmente ci fossero delle imperfezioni sono molto superficiali e quindi vanno via prima, si ridimensionano prima.
Poi per quanto riguarda l'effetto di ridurre i pori, io ho dei pori dilatati in questi due triangolini, non si sono ridotti, ma sono meno visibili. Io li vedo sempre perché ovviamente sono là a controllare, però a distanza il mio viso è molto più liscio e lineare rispetto a prima ed è molto più compatto perché ovviamente un tonico tonifica, tira su, compatta un pochino tutto e il mio viso effettivamente ne sta beneficiando da quando sto utilizzando questo tonico. Andiamo avanti. Campioncino della L'Oreal acqua micellare detergente delicato viso, occhi e labbra, rimuove il trucco e lenisce senza strofinare, senza risciacquo per pelli secche e sensibili. Ok, io non ho una pelle secca, ma tutte le pelli super giù sono sensibili, chi per un qualcosa, chi per un altro. Allora, L'Oreal Paris Acqua Micellare in un solo gesto cattura, elimina impurità e trucco dal viso, occhi e labbra. Così delicata formula senza profumo né alcol, dona sollievo anche alle pelli sensibili. Applicare mattina e sera su pelle asciutta con le dita, in questo caso lo dice, o con l'aiuto di un batuffolo di cotone. Allora, quest'acqua micellare ovviamente è per potermi struccare, quindi togliere tutto da un trucco occhi, trucco viso, trucco labbra. In questo caso ovviamente lo utilizzo su un dischetto di cotone. Come con tutte le acque micellari, si impregna il batuffolo, lo si appoggia sulla parte, si attende e si tira via. Questo prodotto è anche molto delicato, riesce a tirarmi via, è riuscito perché ormai sono rimaste poche gocce, è riuscito a tirarmi via anche uno smoky, ma fortissimo. Avevo la base, la matita nera, la sfumatura in grigio, la sfumatura in nero, era veramente esagerato quello smoky, ma quella sera mi andava così. E lui, con un po' di difficoltà ovviamente, però non tantissima, io pensavo sinceramente che non ci sarebbe riuscito, avevo già a disposizione il mio arsenale di strucco normale, però lui con un pochino di pazienza è riuscito a togliermi tutto. Anzi, con poi un cotoncino, un bastoncino di cotone imbevuto, ho pulito singolarmente tutte le ciglia ed erano pulitissime. Quando sono andata a toccarle, non avevano nulla, 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 non le avevo neanche prebagnate. Di solito non lo faccio, però ogni tanto quando ho tantissimo mascara le inumidisco leggermente, così lo strucco è più facile. In quel caso non l'avevo fatto, mi ero dimenticata. Quindi mi ha tolto veramente tutto. Mi è piaciuta molto. Ora queste gocce ovviamente non riuscirebbero a struccarmi molto perché non bagnano il batuffolo e lo sto utilizzando come rifinizione per struccare bene le mie ciglia. Buono. Ultimo prodotto per questo video e credo anche per questo pomeriggio è un'altra soluzione micellare. Questa è della Venus, è un gel micellare disintossicante. Strucca, drena, purifica. Occhi, viso, occhi e labbra, risveglia la luminosità, non contiene oli per tutti i tipi di pelle. Allora, il gel micellare detossinante Venus deterge delicatamente, risveglia la luminosità del viso. La nuova formulazione in gel senza olio è indicata per tutti i tipi di pelle, anche per le pelli miste e impure. E quando il viso appare spento o opaco nei cambi di stagione. Le micelle rimuovono delicatamente il trucco, impurità e sebo in eccesso. La caffeina svolge una precisa azione drenante e detossificante. La vitamina C apporta immediata carica, energia e riattiva l'ossigenazione cellulare. La pelle libera da tossine e impurità respira subito meglio e appare più fresca, sana, frizzante di luminosità e energia. Massaggiare sul viso umido e risciacquarlo con acqua fresca. Questo vabbè, è un contenitore di prova, molto morbido, però non so se anche il flacconcino originale è così morbido. Comunque è veramente un gel, non so se si riesce a vedere, credo di sì. Allora, come lo utilizzo? Come un semplice struccante. Inumidisco un attimo il viso, quindi passo prima ovviamente l'acqua sulle ciglia e anche sotto, poi bagno il viso. Prendo una noce, veramente una mezza guscio di noce,
lo sfrego tra le mani e lo inizio a passare. Passo ovviamente prima la zona degli occhi e delle labbra, sciacquo le mani, prendo un altro po' di prodotto, faccio tutto il viso e mi concentro sulle ciglia, quindi le zone un pochino più ostiche da struccare, e poi tiro giù tutto, sciacquo via tutto e ovviamente ho fatto le mie prove, dopo ho passato una salvietta, il tonico, eccetera. La mia pelle è pulita, cioè questo gel micellare riesce a struccare tutto. Mi ha stupito, così come con questo ero già pronta con l'arsenale la prima volta che l'ho utilizzato, ma non ne ho avuto proprio bisogno perché ho preso la salvietta e l'ho passato, visto che la salvietta bianca era e bianca era rimasta e non ho avuto più bisogno di nulla, ho semplicemente poi messo il tonico e sono andata a dormire, quindi ottimo, veramente ottimo. Ok, ora sono distrutta e mi devo mettere a studiare, quindi ti ringrazio per avermi fatto compagnia, spero che queste recensioni ti siano state utili, se ti va ovviamente mi puoi supportare con un pollice in su, se ti va e non vuoi perderti tutti i miei video c'è il tasto per l'iscrizione giù nell'info box, e nulla, io ti ringrazio per aver visto, ti mando un grosso bacio e alla prossima, ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!